subito dopo i vari lockdown e il periodo che ci spero lasciamo alle spalle, perché a tante persone piace poter recuperare questi incontri culturali e guardarseli con calma a casa, quindi sia sul canale della libreria su Facebook che su YouTube Libreria Brivio 2. Ma torniamo a noi. Io sono molto contenta, stamattina mi sono emozionata quando ho visto Stefania Spanò, anarchica, entrare in libreria, perché per me lei è una specie di rockstar, posso dire così? Complimenti. Queste sono le presentazioni da manifestazione. Così. Quindi la ringrazio per essere qua e sono molto contenta che siamo riusciti con il centro, con Anna, il centro Donne contro la violenza, ad averla qui. Io investo, e poi passo subito la parola perché penso, immagino che la mia introduzione interessi relativamente, però sono molto contenta quando riusciamo e grazie a Dio succede abbastanza spesso, a organizzare momenti di riflessione su temi così importanti in questa piazzetta davanti alla libreria, in libreria, perché ritengo da libraia e attivista, per quello che posso, che questo sia un modo per cambiare un po' le cose, attraverso i libri, attraverso le storie, attraverso le persone. Ho finito, passo la parola a Stefania, vedi che la sapevo benissimo, la scaletta, come al solito. Tu devi sapere che mi faccio chiamare la libraia sgarruppata, perché sono sgarruppata. Grazie Stefania di essere qui. Grazie a voi veramente di questa occasione, oltretutto è la prima volta che vengo ad Aosta nella vita, ho approfittato, bellissima, ve lo posso dire. E sì, grazie a voi. Che dire, abbiamo chiamato questo evento Quattro Chiacchiere Femministe, perché in realtà in questo momento c'è proprio bisogno di farsi quattro chiacchiere, nel senso di farsene anche con serenità, no? Perché non so se avete notato in giro c'è una certa aggressività. Di cui secondo me non abbiamo assolutamente bisogno, e soprattutto non ne abbiamo bisogno tra donne. Comunque, quando vorremmo affrontare il discorso che io insisto a chiamare femminista, che invece secondo me è una parola che va recuperata, il mio è proprio un atto politico. Io mi definisco femminista da poco in realtà, perché non è la mia storia. Io ho una storia completamente diversa, vengo da una generazione che il femminismo pensava di aver lasciato alle spalle, no? Era già la storia, noi studiavamo il femminismo, quello che ci aveva consegnato questo mondo libero, risolto, pari, no? Ok, niente, cioè la vita poi me la sono ritrovata davanti per quella che era, quindi anche tutto quello che avevamo in qualche maniera, i diritti, no? I famosi diritti acquisiti. In realtà poi non camminavano di pari passo con una seria consapevolezza della società, di quello che poi veramente vuol dire rispettarsi, perché poi alla fine si tratta di questo, no? Di rispettarsi, rispettare le donne così come si rispettano gli uomini e imparare che siamo tutti quanti pari in dignità e nel diritto di esistere e essere per quello che siamo. Ah, ecco, adesso ci arriva il microfono. E quindi niente, a un certo punto, questa non mi riprendo subito, a un certo punto ho deciso, nella mia storia proprio personale, di essere partecipe, cioè di esserci, di calarmi nella quotidianità con il mio attivismo, quindi di parlare, di incontrare altre donne, di ricominciare a fare rete, cioè che c'era necessità forte di andare a recuperare quelle battaglie, perché appunto non solo i diritti non erano stati poi veramente realizzati, ma c'è sempre chi è pronto lì a sottrarteli. Cioè se abbassiamo la guardia, e in questi ultimissimi anni lo stiamo vedendo forte, perché allora io ho iniziato una decina d'anni fa a pubblicare le mie vignette. Ed è stato un momento in cui, grazie ai social, che per me sono uno strumento potentissimo, anche se controverso e sicuramente insomma tante cose non funzionano, va gestito, ma sono uno strumento potentissimo di incontro. A livello globale proprio, le donne hanno cominciato a riconoscersi, no? Di nuovo, a riparlarsi, a mettere su la voglia di cambiamento. Questa cosa però poi è coincida
con quello che oggi è la reazione di chi invece si sta organizzando perché tutto questo venga fermato, perché per l'ennesima volta ci si rimetta al posto dove sembrerebbe siamo nate per stare, no? secondo ahimè troppe persone. E quindi c'è un forte tentativo in questo momento di separarci. Tentativo che però poi, e qui lo devo dire, ce lo siamo dette noi stamattina, ed è una cosa per la quale io negli ultimissimi tempi sto soffrendo veramente tanto, perché poi diventa anche proprio un dolore fisico, no? Personale, quando tu ti dai e scopri che poi alla fine c'è anche molta difficoltà reale nel femminismo a unirsi. Oggi si parla molto di femminismi. Perché si parla molto di femminismi? Perché poi non tutti ritengono che le risposte sono le stesse, no? Che è così, perché in realtà poi è così, ognuno ha il diritto anche di individuare alcune risposte diverse da altre. Il problema è che secondo me lo sforzo che veramente bisognerebbe fare forte è di trovare invece quel denominatore comune, cioè quelle cose per le quali veramente invece tutte quante potremmo essere organizzate e stare insieme, individuare comunque la soluzione, che passa innanzitutto per l'esserci nella nostra quotidianità, ognuno con le proprie possibilità, con le proprie forze, con la propria anche voglia, perché non sempre si ha voglia, no? Di fare la battaglia, di pigliarsi la polemica, ok. Però quando si ha voglia di farlo, quando si può fare, anche lì, di buttare quella parolina, quel segno, quella differenza, per cui poi è importante, è funzionale al cambiamento per tutti. Tu che mi dici? Io non posso che non essere d'accordo con te, Stefania, è normale. Allora, dicevamo stamattina che saremmo partiti dalle nostre esperienze personali e anch'io voglio dire, oggi ricopro un determinato ruolo, che è quello di Presidente del Centro Antiviolenza Valdostano. Mi definisco avvocata, ma per un determinato periodo di tempo io mi sono definita un avvocato, lo dico in maniera chiara, quindi è importante affacciarsi a questo mondo, al mondo femminile, e io con le mie esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, poi mi sono a un certo punto resa conto che era necessario abbracciare determinate battaglie, ma che sono battaglie comunque necessarie, ma battaglia intesa nel senso buono del termine, nel senso che non significa aggressività, non significa dover combattere come guerra di sessi, perché ecco, quello che forse manca nell'idea del femminismo, Stefania, è proprio questo, che si pensa, almeno a me, ogni volta che io chiedo, io mi reputo un'attivista femminista, nel momento in cui vado a chiederlo a qualcun altro, in tanti mi rispondono, ma tanti comunque che hanno anche studiato, quindi non è che voglio dire facciamo una distinzione tra chi è meno preparato, mi dice ah no, guai al femminismo, ma per quale motivo? Perché c'è questo femminismo che si pensa sempre come guerra tra sessi, cioè come se fosse l'opposto del maschilismo. In realtà voglio dire bisogna un po' allontanarsi da questa idea e riuscire veramente tutti, noi lo diciamo in continuazione, che tutti dobbiamo diventare femministi, noi abbiamo bisogno di uomini femministi, non solo di donne femministe, ma di uomini dove si intende che abbiamo gli stessi diritti e doveri e le stesse libertà. Io non voglio essere uguale ad un uomo, non mi interessa essere uguale ad un uomo, io voglio semplicemente gli stessi diritti con le mie peculiarità, e posso voler avere lo stesso peso politico, inteso come politico, non inteso a livello di politica, ma di azione politica quotidiana, come quello di un uomo. Nient'altro, voglio dire. Eppure, nonostante tutto, non ci arriviamo a tutto questo, nonostante puntiamo comunque da anni su queste cose, purtroppo ci rendiamo conto che le azioni sono ancora lunghe. E io mi rendo conto anche, oltre che essere attivista, ma proprio lavorando con le donne, lo possono dire anche le altre operatrici
del centro che sono qui, che abbiamo veramente grosse difficoltà, ma anche di consapevolezza delle stesse donne. La consapevolezza anche che un atto violento e diventa in certi momenti diventa difficile da far capire alla donna, ma anche perché siamo talmente intrisi in questi stereotipi, in questo sessismo, questa idea di questa donna, madre, moglie, eccetera, che voglio dire, e in più che comunque l'angelo del focolare, la croce rossina e tutto il resto, che comunque veramente in certi momenti risulta difficile farlo capire comunque alle donne. E quindi per noi è un lavoro importante. E in più, e su questo ti volevo dire e ti volevo chiedere, Stefania, come si fa con tutta questa violenza? Io non parlo solo della violenza contro le donne, intesa come violenza fisica, violenza psicologica, la violenza che trattiamo al centro antiviolenza. Stamattina dicevamo che c'è tanta violenza. Cosa possiamo fare? Oddio. La bacchetta magica magari, no? Cosa possiamo fare? Io credo che la cosa importante sarebbe veramente iniziare dall'educazione, no? Lo si dice sempre, ma non lo si fa. Anzi, adesso è diventato ancora più difficile, perché da qualche anno a questa parte, quando vuoi per esempio andare nelle scuole a parlare con i più piccoli, a parlare con i ragazzi, no? Di differenze di genere, di rispetto, eccetera, eccetera, salta fuori il mostro gender, non so se l'avete mai sentito. Il mostro gender è questa cosa inesistente, per cui oggi è diventato molto più difficile di 10 anni fa. Io ho iniziato parlando nelle scuole, cioè io la prima cosa che facevo i miei pannelli, le mie mostre, le portavo nelle scuole, parlavo con i ragazzi ed era bello, arricchente anche, no? Molto, perché poi se non parliamo con loro, cioè parliamo tra di noi, sì, vabbè, serve o non serve, insomma. Ma noi dobbiamo parlare con i piccoli, e più piccoli sono, più è importante parlare con loro. Anzi, o meglio, più che parlare, io dico osservarli anche, no? Ascoltarli e osservarli, perché loro non ce l'hanno questi condizionamenti, non ce l'hanno, non nascono così. Loro nascono molto più liberi di noi, nascono pensando di essere sostanzialmente uguali, appunto, ma pari, no? E invece noi poi li ingabbiamo, cioè abbiamo questa cultura che comunque dall'inizio, quando parliamo di violenza, giustamente, molto spesso dice vabbè, ma la violenza, la violenza domestica, quello era matto, il rapporto, se qua si apre tutto un altro discorso. No, però comunque confiniamo questa parolina violenza all'atto quello cruento, no? O comunque alle botte, eccetera. In realtà la violenza è ovunque, cioè la violenza e la discriminazione, anche quella di base, anche quella per cui noi donne, per esempio, cresciamo già con l'idea che la violenza ci può appartenere nella vita, che poi alla fine se ti succede una cosa, vabbè, ma perché ti poteva succedere, o te la sei cercata, no? Un po' è anche colpa tua, come ti sei vestita, ma cosa hai detto, ma hai bevuto, no? Tutto quel mondo di cose, di sottintesi, di cui noi ci facciamo anche carico. Io, giustamente, lei diceva, io ho cominciato facendomi chiamare avvocato, no? Perché? Perché avvocato nobilita. Molte donne ancora oggi mi dicono, è una questione quella del linguaggio al femminile, su cui io sono attaccata velocemente da moltissime donne. Dice, io non c'è bisogno che mi chiamo avvocata. No, c'è bisogno proprio perché tu ritieni che non ce ne sia bisogno. Perché per te al maschile quella cosa ti fa sentire importante. Ed è questo il problema. Ma non solo il problema per te, no? Ma è un problema di immaginario, ritorniamo ai piccoli. Il linguaggio di genere è quella cosa che consente alle bambine soprattutto, ma anche ai maschietti, di capire che c'è un mondo che può essere appunto dove ci può essere un astronauta o donna ovviamente, o un'avvocata, un'ingegnera, e che ha lo stesso identico peso del mestiere fatto da un uomo, no? E poi noi dimentichiamo sempre che in realtà, a proposito di diritti acquisiti eccetera, questo paese anche in termini di leggi è cambiato da pochissimo, cioè non ci deve neanche troppo meravigliare che stiamo molto indietro culturalmente, perché alcuni passaggi, il diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto,
ma addirittura considerare lo stupro un reato e non un reato contro la morale. Ma signori, sono cambiati negli ultimi 30-40 anni, non è che andiamo molto indietro nel tempo. Fino a pochissimo tempo fa non era, cioè, era un mondo completamente diverso. Quindi il lavoro è culturale e la cultura si cambia con l'educazione, consegnando alle nuove generazioni un mondo diverso. Un mondo che però noi dobbiamo essere consapevoli di come è fatto, dobbiamo sforzarci a capire dove sono, no, quelle piccole differenze, sforzarci a capire che una donna deve sentirsi libera di poter camminare per strada e non è alla donna che dobbiamo dire stai attenta però come esci vestita stasera, è agli uomini che dobbiamo dire non rompere le scatole a quella donna se la incontri per strada. Cioè, sono questi, no, anche quei passaggi che appaiono minimi ma che invece producono dei cambiamenti enormi. Io poi sono convinta, insomma, che le cose si cambiano anche attraverso le piccole cose, no? E i piccoli gesti, il gesto semplicemente con l'amica a fianco o con l'amico a fianco, la battuta goliardica, no? Ma beh, ma che c'è male c'è se io ti faccio il complimento per strada? Ma che te la... Per esempio lo voglio sentire quel complimento, perché il problema non è chi si sente gratificato, cioè a me fa piacere, ok, ma a te fa piacere, ma sai quante donne non fa piacere? Cioè noi dobbiamo tener conto di chi vive il disagio e non sappiamo se una donna può vivere il disagio, anche a sentire quello che sembrerebbe essere un complimento, in realtà può essere una donna timida, può essere una donna riservata, può essere una donna... So cavoli suoi se non gli piace, è comunque un abuso, è comunque un, non lo so, entrare, no? Con violenza, perché mi stai costringendo a sentire quella cosa lì e quindi di fatto entri nella mia sfera privata comunque. E perché è così facile entrare nella sfera privata di una donna come se fosse la cosa più normale del mondo? Perché ci siamo abituati che è normale così. E invece non lo è per niente. Quindi anche, ripeto, dalle piccole cose, quelle che appunto sono le violenze minime, o arriviamo a discorsi, il lavoro, vogliamo parlare del lavoro, vogliamo parlare di ancora oggi quanto è difficile per una donna, per esempio, non solo andare a lavorare, noi abbiamo ancora dei dati numerici di donne che comunque al primo figlio abbandonano il lavoro perché ancora il welfare è carente, perché ancora stiamo a battagliare perché si aprono gli asili nido, oppure appunto poi diventa difficile fare carriera perché comunque per dirne uno, dai corsi di aggiornamento, andare in avanti, è tutto strutturato al maschile, quindi non si tiene conto dei tempi delle donne, non si tiene conto delle donne che comunque hanno famiglia, le persone anziane, i genitori anziani ancora sono a carico sulle spalle delle donne, della famiglia in generale, ma delle donne poi in particolare, quindi c'è ancora tutto un mondo da riformare. E io sono un po' anche spaventata perché effettivamente c'è capitata adesso tra capo e collo, lasciamo perdere se era giusto o non era giusto il momento, che sta elezione, e io vedo cose che mi spaventano. Io sono anni, per esempio, che combattiamo perché uno dei diritti, che come sempre è la battaglia, sembra veramente di parlare degli anni 70, c'è la battaglia sul corpo delle donne, l'aborto, la 194, questa legge che è sempre stata lì, per fortuna ci sta ancora, e dicono anche che non la vogliono toccare, ma la stanno svuotando, la stanno rendendo inefficace da anni. Noi siamo in Italia all'80% di obiezione di coscienza, sapete che vuol dire? Che ci sono regioni dove ci sono ospedali dove non si può fare interruzione di gravidanza, nei consultori esistono gli obiettori che non ti danno informazioni, se vai in farmacia non ti danno la pillola perché fanno gli obiettori, oltretutto se la sono completamente inventata questa obiezione perché per legge non esiste, il farmacista non può essere obiettore. Quindi, e su questo non c'è neanche informazione, io oggi vado nelle scuole, parlo con le ragazze liceali, non hanno informazioni, non sanno quali sono i loro diritti, non lo sapevamo, quindi non solo c'è una reazione, no? Ma c'è anche effettivamente un essere tornati indietro, perché perlomeno noi avevamo le nostre mamme e le nostre nonne che ce le dicevano alcune cose, oggi è diventato difficile, si parla sempre meno perché tanto sembra che sta lì. E mentre questa legge stava lì, ci stava che ha cominciato a scavare perché diventasse inefficace. E oggi parliamo in campagna elettorale invece di come rendere più efficace una legge,
mi sta anche bene in tutti i suoi aspetti, eccetera, eccetera. Parliamo di rendere obbligatori i cimiteri dei feti abortiti. Cioè, stanno parlando di questo, rendere obbligatori i cimiteri. L'ennesima, ovviamente, violenza sulle donne, perché che cos'è? È il senso di colpa portato alla massima, elevato alla massima potenza, no? Tu, donna che hai ucciso, perché alla fine mi stai dicendo questo, e così come un anno e mezzo fa che si è scoperto a Roma, no? Un cimitero dei feti con i nomi delle donne che avevano abortito sulla lapide, insomma non è manco lapide, erano delle croci. Una cosa, a parte di un'illegalità mostruosa, che andava avanti da anni a Roma, l'ha scoperto una donna per caso, che appunto aveva avuto interruzione di gravidanza, non mi ricordo adesso come è arrivata, saltata fuori questa cosa, lei l'ha denunciata, è andato, ha fotografato, ha denunciato. Oggi credo ci sia un processo in corso, ovviamente anche le istituzioni sono a processo, perché c'è... Cioè, e questa è la modalità sempre subdola, no? Per cui ti fanno credere certe cose e poi zac. No, a me hai sollecitato tante cose. Ritorno un attimo sulla parte della sensibilizzazione, perché in un progetto che noi abbiamo fatto e che comunque abbiamo verificato anche con il gruppo Dire, perché noi come CAV facciamo parte della rete nazionale che raggruppa 85 centri di antiviolenza, e si creano dei progetti nazionali. E mi aveva veramente stupito questo progetto che era stato fatto all'interno delle scuole, erano delle scuole materne e delle scuole elementari, e praticamente si parlava del concetto del potere. Quello che dici tu, che i ragazzi, i bambini sono scevri da tutti questi stereotipi, per loro potere era il verbo. Lo consideravano verbo, il potere di fare o non fare qualcosa. La stessa formazione veniva fatta alle insegnanti, il concetto era potere nel senso di supremazia di uno sull'altro. Quindi questo ci fa capire come comunque tutti dobbiamo cercare di informarci su questa cosa e di sensibilizzare, perché al di là della nostra professione, al di là, io lo dico, io sono avvocata, ma se per questo però io non ho studiato oltre per poter comunque pensare di potermi occupare della violenza contro le donne. Non basta la parte legale, la parte legislativa, servono tutta una serie di competenze trasversali che purtroppo non abbiamo. La verità è anche che comunque c'è tanta improvvisazione sul tema, eh? Ci improvvisiamo tutti, pensiamo di essere bravi tutti, creiamo le reti, chiedo scusa se lo dico anche in Valle d'Aosta, delle reti che poi in realtà non esistono, lo so Erika mi guardi, però voglio dire, purtroppo bisogna dirlo, e in realtà comunque tante azioni vengono a essere veramente delle azioni sterili. Quindi sulla sensibilizzazione mi hai portato su questo, e poi sulla necessità della prevenzione. La prevenzione è invece nelle agende governative, solamente per recuperare consenso, guardiamo solo alla parte della repressione. Lo dico anche da avvocata. Un reato in più, un reato in meno, non serve a nulla. L'ho sempre detto, il nostro codice è un codice comunque completo. Quando mi chiedono gli impianti legislativi, no, non ci serve tutto questo, non ci servono altri reati, non ci serve aumentare le pene. Odio quando viene scritto buttiamo la chiave, eccetera. Se non pensiamo che è un problema culturale, non andiamo a lavorare sulla cultura, purtroppo non ne usciremo mai, ma veramente non ne usciremo mai. Oggi siamo a 78 femminicidi dall'inizio dell'anno,
siamo lì che poi ogni femminicidio, siamo lì che ci stupiamo, no? Che diciamo, oddio, che cosa è successo, interrogano i vicini, che guarda un po', su sempre persone. Chi si aspettava? Un bravo padre, un bravo marito, eccetera. Sempre questi raptus, tutto questo ci fa capire che comunque c'è una tale improvvisazione. Molto spesso le denunce che c'erano, e poi la donna aveva già denunciato, ma la valutazione del rischio chi la fa? Ma il protocollo Sara chi lo conosce? Chiedo scusa se lo dico, ma nella regione Valle d'Aosta il protocollo Sara lo conoscono solo le operatrici del CAB. Lo dico. Quindi bisogna veramente essere lì specializzati. E le istituzioni dovrebbero dare la possibilità alle persone di specializzarsi, soprattutto nel pubblico. Questo significa fare formazione e evitare i turnover che ci sono. Invece, per recuperare consenso, aggiungiamo il reato, aumentiamo la pena, ma la formazione costa, quindi a questo punto facciamo finta e buttiamo fumo negli occhi. E con queste nuove elezioni, io dico la verità, i programmi che ci sono per le donne e per la violenza sono molto ma molto carenti. A parte la parte della destra, e lo diciamo perché come CAV non possiamo condividere un programma dove comunque alla fine è la conferma del patriarcato. Quindi purtroppo lo dobbiamo dire, noi non possiamo abbracciare determinati argomenti. Però anche dall'altro lato bisogna però essere un attimo molto più precisi su quello che si vuole fare. Ho letto che comunque la sinistra vuole fare una formazione, cioè parla di formazione, però parla anche di aumento dei CAV. Ma aumento dei CAV senza specializzazione non porta da nessuna parte. Aumento del CAV, aumento delle persone, e ritorniamo sempre allo stesso discorso. Quindi bisogna stare attenti quando mettiamo quella matita nell'urna. Lo dico. Sì, no, io sono d'accordissimo con te. Poi inevitabilmente diventa questo, cioè, diventa anche dare un consiglio. Cerchiamo di fare un po' la cosa giusta, no? Il momento giusto. E potere mi è piaciuto moltissimo, l'hai detto, perché lo dico spesso. Cioè, recuperare questa parola potere, che in realtà è una parola appunto potente, no? Perché dovrebbe indicare il poter fare, poter cambiare, poter dire, poter esserci, eccetera. Noi sappiamo benissimo, invece, viene sempre utilizzata un'accezione negativa per tutti noi adulti, perché poi finisce con essere questa, è l'oppressione, no? Il potere noi lo richiamiamo sempre all'oppressione, inevitabilmente. Perché è andata così poi, perché il mondo gira così e non dovrebbe essere così. Quindi a me piace pensare quando si dice che le donne possono o potrebbero fare, e in virtù di questa accezione invece che dovrebbe essere tutta positiva, no? Di volgere il mondo al femminile, anche se poi io qua ci vado sempre un po' cauta con questa storia della cura, per esempio adesso si parla moltissimo, no? Del fatto che le donne potrebbero cambiare il mondo. Allora, io non lo so, nel senso che io sono sempre convinta che il mondo si cambia insieme, perché mi sembra anche questa un'altra gabbia che qualcuno ci vuole un po' infilare, no? Ci vuole infilare questa gabbia, per cui io dico pure a salvare il mondo adesso, cioè abbiamo pure questo compito qui. Io credo che la cura invece è una cosa che noi possiamo trasferire, nel senso, sicuramente siamo abituate, no, alla cura, perché abbiamo millenni in questo senso, quindi ci muoviamo verso il mondo in una certa maniera, in una certa dimensione, ma la cura può essere trasferita, insegnata, condivisa, si impara ad aver cura, quindi possiamo tutti imparare ad aver cura del mondo e quindi poi poterlo cambiare, in questo senso usare la parola potere, e attraverso meccanismi che diciamo non sono quelli invece del sistema a cui apparteniamo, che sicuramente in buona larga è un sistema oppressivo, ma non è solo uomo su donna, no? È uomo su uomo, quindi ancora oggi, cioè, io ho visto questa cosa, sentite, io veramente mi sento male oggi, stamattina o ieri, non so chi, un consigliere di non dico quale partito, ma vi lascio immaginare, ha fatto un selfie con una donna rom,
Dopodiché l'ha condiviso in rete e ha scritto: la vedete? Se votate me non la vedrete più. Cioè, io non lo so, io non amo parlare di questa cosa del fascismo, eccetera, ma noi a morte, non c'è bisogno di etichettare sta roba, però è sta roba qui, c'è anche questa roba qui, che non è tanto il fatto che io posso immaginare, perché mi auguro che non si arrivi mai, no, in Italia a vecchi sistemi, però anche solo il fatto che qualcuno possa dire una cosa del genere o pensarla, a me fa orrore, mi fa anche un po' paura, lo ammetto, mi fa... Io non mai avrei pensato nella vita di arrivare alla mia età e sentir dire certe cose così, senza vergogna, senza vergogna. Questa persona ha 42 anni. Sì, 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 infatti, sì, sì, sì. Di me che ne ho 85. Capisco perfettamente. E dico a me stessa, sono Gianna Pignatelli, assistente sociale volontaria, laureata a Scassai Maroni, ecco, quella che dico a me stessa, che non ho fatto un cazzo, se questo a 42 anni si permette, e lo Stato, non sto parlando di lei avvocato, di voi avvocati, non ha bloccato immediatamente il video. Questo è amaro. Perché non è stato bloccato? Perché l'ha dato un uomo? No, sicuramente si è aperto un certo fallimento. Cioè, io lo dicevo prima, la sensazione è che siamo tornati perché indietro anche rispetto a questa consapevolezza. In questo momento lo stiamo ancora guardando. Così come abbiamo guardato tanti noi, altri no, video. Quello sì, dello stupro. Esatto. Credo quello che c'è in Spagna, quanto ci abbiamo messo una settimana. Sì, esatto. Esatto. Sì, esatto. Però ecco, qui arriviamo al discorso un attimo di fa di Anna. Cioè, togliere il video ovviamente è il passaggio successivo, il problema è perché nasce. No, no, perché è il discorso è proprio questo, cioè che giustamente tu mi dici, io mi sento, cosa ho fatto in tutti questi anni, per cui oggi una persona di 40 anni fa un obbrobrio del genere. Dove abbiamo sbagliato? Come società, come... Io la famiglia, come assistente sociale, lo dico qui, e anche se vado in galera, finalmente mi portate le arance, ecco perché ne ho bisogno, ecco, fare la segnalazione di sua come padre incapace al tribunale dei minorenni. Ecco. Per vedere se questa ha dei figli o dei nipoti. E no! No, ma capisco la rabbia, capisco la rabbia. No, no, non è la rabbia. Sì, proprio sì. Incazza tutte. Sono proprio incazzata. Sì, ho sentito questa cosa, pure io ho detto, cioè, veramente, non lo so. Però, poi dico, appunto, proprio per questo, visto che... Che poi qua siamo tanti, no? Nel senso che... Beh, non stare adesso a questa... Noi siamo 110.000 come tre mucche. E siamo tanti, signora. Dico, c'è qualcuno che... Che ragione non è un po' diversa, no? Che può fare un po' la differenza. Nel proprio piccolo, ritorniamo al discorso di prima. Non molliamo su questo, perché no, su questo non dobbiamo parlare. Ma la colpa è di noi, già noi donne, che non ci vogliamo bene. Vabbè, qua sempre quel discorso un po' vecchio, no? Di come... Sì, no? Certo. Questo. Il centro antiviolenza, stiamo d'accordo, lo discutiamo, la formazione, siamo d'accordo, però io dalla mia esperienza australiana o degli altri paesi, c'è anche un lavoro da fare, non sto protestando che voi non avete fatto, state facendo, lavorate, vi do semplicemente una piccola indicazione. In Australia, in modo particolare, si fa il momento del venerdì dove ci si racconta cosa è fatto, cosa è visto e come si è stata trattata. Sto parlando il personale che lavora nei centri antiviolenza. Quindi se già fra di noi, sto giocando, gioco con lei, ieri sera proprio quella cosa dovevi mettere tu. No. Cominciamo a capire, io che metto in discussione la mia amica, compagna, che fa lo stesso volontariato, quindi con tutti gli annessi e connessi. Quindi anche sviluppare, non so se mi spiego, il concetto di sorellanza. Esatto. Perché i maschi
viva loro, immediatamente fanno falange. Ma immediatamente, ragazzi, Sì, sì, sì. Questa a noi manca assolutamente, ci è sempre mancata. Infatti la sorellanza è quella cosa che andrebbe praticata. Ci hanno fatto lezioni, che poi il nazismo ha copiato e va bene. Ma veramente fanno franco. No, io sono un po' d'accordo anche con Anna rispetto alle reti. Noi parliamo sempre di reti, che poi è sostegno alla fine. Ma che significa anche sostenere la donna che ha bisogno del lavoro, l'amica che ha bisogno di quella cosa? Cioè, anche come società, no? E quindi chiamare le donne, rivolgersi alle donne. E, è difficile che si fa anche tra di noi, perché ancora c'è comunque c'è una difficoltà, c'è un reale problema di spazi proprio nella società, che effettivamente sembra sempre che io ho raggiunto quella posizione per cui poi no, ho paura che qualcuno me la levi, c'è anche questo, però io appunto non me la sento neanche poi troppo di dare addosso alle donne, anche se è un discorso che capisco, perché se no secondo me continuiamo a fare il gioco poi di chi in qualche maniera, non parlo di quello che dicevi tu prima, però appunto io penso che invece noi dobbiamo sostenerci, cercare di ascoltarci, di capirci, saper rispondere anche a chi oggi banalmente no, ti viene a dire, e questa cosa per esempio si sta diffondendo più tra i giovanissimi, quando oggi si parla nelle scuole si dice ai ragazzi per esempio che sono convinti di essersi liberati, ci sono alcuni ragazzi molto più aperti di noi a tanti temi, molto più consapevoli eccetera, ma sono anche un po' troppo convinti di essersi liberati di alcuni problemi, tra cui la violenza sulle donne. E la cosa che ti viene però poi risposta quando tu gli dici, ma sai che però sempre i dati, no? Perché poi parliamo di dati? Perché sono l'evidenza, no, di quello che stiamo dicendo. Quando i dati mi dimostrano oggi e mi dicono che invece la violenza nelle coppie giovani è aumentata tantissimo, oggi si comincia a 16-17 anni a porre limiti, paletti, controllo, eccetera, eccetera, ti rispondono, vabbè, ma okay, allora lei perché lei se l'ha cercata, se l'è voluta lei, no? Perché si sa che questa è violenza. Allora siamo ritornati paradossalmente a dover spiegare che non è così, che non è così, che poi non ti sentire, no, vai, vai, che non ti sentire poi tu libero, no? O tu libera, perché tanto a te non può capitare, perché lui se l'ha fatto è perché è matto, lei è perché ci vuole stare. Allora siamo ritornati indietro anche su questo, anche a dover spiegare proprio le basi del meccanismo della violenza, che comunque è un meccanismo appunto subdolo, che si insinua, che va a intaccare tutto il nostro aspetto, tutta la nostra vita, la nostra educazione, e che poi produce anche non saperla riconoscere la violenza. Cioè, Anna lo sa meglio di me, moltissime donne quando poi arrivano finalmente, ma dopo a volte anni di sopruso, all'inizio dicevano, ma io non pensavo che quella cosa lì fosse la mia storia, anche quando a volte gliela fai vedere, hai difficoltà a riconoscerti in quella cosa, dici no, ma non sono io. Perché comunque poi si viene da storie che comunque ci sono in gioco in ballo gli affetti, ci sono in gioco in ballo, ci sono i figli, c'è la vita che hai costruito, quindi non è facile dire, ah no, vabbè, ma adesso io vado. Poi nel frattempo poi la violenza si è insinuata, no? Ti ha annichilito, perché è questo che fa la violenza. Quindi tu sei inerme a quel punto, sei in balia, e uscirne non è semplicissimo, assolutamente, anzi più anni passano più diventa difficile. No, io torniamo comunque sempre, secondo me, anche dopo il tuo intervento, al fatto che bisogna intervenire nelle scuole, bisogna fare, è lì che dobbiamo andare, è lì che dobbiamo lavorare, anche perché la percezione è impressionante, cioè appunto il fatto di non percepire la violenza, il fatto di non percepire che sia un problema che è dilagante. Vi ho mandato, noi abbiamo un gruppo, abbiamo fatto un gruppo su WhatsApp per questa giornata, e vi ho mandato delle foto di un periodico valdostano che sabato esce di sabato, che ha proprio sui numeri della violenza in Valle d'Aosta, sulla violenza sulle donne in Valle d'Aosta, e venivano intervistate passanti, ma cosa ne pensi? La domanda era come ritieni che
ho fatto una sono sincera, ho fatto una lettura un po' veloce perché sono rimasta abbastanza disgustata dal fatto che appunto non ci sia percezione del qua di morti non ne abbia, di morte non ne abbiamo. E quindi non è un problema che riguarda la nostra meravigliosa valle, in realtà non è assolutamente così, però finché non riconosceremo la violenza psicologica, quella subdola, quella che appunto non è, non si trasforma in lividi e che fa anche forse per certi versi di peggio più male, insomma faremo poca strada. L'attualità adesso ci dice, ci sta gridando in faccia che tutto quello che si è fatto finora ha funzionato fino a un certo punto, nel senso che i numeri continuano a crescere. Io li seguo ancora di più forse da che mi sento ancora più parte del centro, che ne faccio parte, però mi aspettavo che negli anni ci fosse, e invece anzi i numeri peggiorano. Non mi chiedo da donna, da mamma di una figlia femmina che spero di riuscire a crescere senza il dover dire di fare attenzione a come si veste o a non girare da sola, ho paura perché non vedo un'inversione, non vedo un cambiamento, e appunto spero che si possa pensare veramente a qualcosa di concreto, ma non dico da settembre perché ormai ci sono anche delle amiche insegnanti qua, non so se è possibile inserire dei percorsi, cioè credo che sia qualcosa che deve partire, lo so che non è così semplice, però sarebbe secondo me da parlarne tra 2 settimane che qui siamo il paese che 2 mesi fa credo, cioè, l'Europa ci chiede e ci ha multato per questo, di inserire l'educazione alla sessualità nelle scuole, ancora si sta, ancora non si fa, ancora ci rifiutiamo. E paghiamo. Ma di cosa? E paghiamo. Esatto. E non abbiamo, quindi, i soldi per il riscaldamento. Siamo arretrati e pochi sanno effettivamente cosa succede, no? Anche la valutazione del rischio di cui si parlava prima, anche lì l'Europa continua a multarci, a dire ma com'è possibile, le donne denunciano e poi vengono ammazzate, no? Esistono delle cose che poi si fanno. Io sono un po' più ottimista, lasciamelo dire, perché forse ne ho bisogno, se no mollerei tutto stasera. E perché penso che, appunto, come ho detto prima, la reazione è forte in virtù del fatto che oggi le donne si stanno effettivamente riprendendo la vita semplicemente perché pare che sia così, perché deve essere così. E quindi è più forte la reazione, e lo vedo anche semplicemente nel fatto che noi ne stiamo parlando. Cioè è vero, 10 anni sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi. Cioè noi veniamo fuori da millenni, insomma, di oppressione, quindi forse sì, un po' più di pazienza, non mollare sicuramente, perché oggi le donne hanno una consapevolezza diversa, tantissime donne hanno una consapevolezza diversa, se ne parla, le donne cominciano a denunciare, per esempio questa cosa, no? Le donne denunciano di più. Perché a volte il numero anche, no? Ci sono più denunce, quindi significa che, attenzione, c'è anche il fatto che ci sono più denunce perché le donne denunciano, prima non denunciavano. Quindi anche visto in maniera anche un po' ottimista, no? Però dall'altra parte troviamo, senza offendere gli organi né giudiziari né militari, a stesso numero di persone, maschi e femmine del terzo genere, che quando arrivi con la denuncia, ci siamo, ecco, non dico che ti fanno la pioppisia, ma quasi quasi. Sì, sì, e questa è la formazione di cui si parlava prima, manca la formazione. Infatti oggi una donna che denuncia è fortunata se arriva in una stazione, sembrerà banale, ma in una stazione di carabinieri con carabinieri preparati, formati. Oppure il magistrato, certo. Cioè, continuiamo. Il viaggio di tutta l'Italia per andare a vedere la sua ex, che sta curva, ho capito, ora sta libero e sta camminando. Ma perché le valutazioni del rischio non si sanno fare? È il problema è proprio questo della formazione, la formazione e specializzazione.
quando si va da un medico, eccetera, si cerca di lo specialista e purtroppo bisognerebbe avere una specializzazione su determinate, in determinati ambiti. Allora, io mi ricollego a quello che diceva Romain, perché proprio stamattina mi sono stati chiesti i numeri e ho visto anch'io questa, grazie a Romain, ho visto questa intervista che è stata pubblicata su questo giornale. E anche Stefania l'altro giorno ci chiedevamo la necessità di questo tipo di interviste, perché alla fine sono state intervistate persone comuni alle quali è stata chiesta qual era la percezione della violenza in Valle d'Aosta. E l'idea è quella di una valle felice, l'idea della valle che comunque ha un'incidenza minore rispetto a, tutto, a tutte le altre regioni e che comunque ci sia una risposta più efficace. In realtà non è così, è meglio che lo chiariamo, perché comunque la valle rispecchia la fotografia nazionale. Tutti mi dicevano e mi chiedevano durante il lockdown i numeri, non so quanti numeri ho dato, lo dico francamente, veramente ho dato i numeri in questi 3 anni, ma i numeri sono sempre gli stessi, quindi non è un problema di lockdown. Quando mi dicevano è il lockdown, è la chiusura all'interno delle case, per carità, quello avrà acuito determinate situazioni, ma la violenza è sempre esistita, come diceva Stefania, e continua ad esistere. Probabilmente, anch'io sono concordo con te sulla fotografia, che probabilmente c'era tanto sommerso che mano a mano invece adesso le donne sono più consapevoli e quindi si arriva a questa, alla denuncia, anche se quello è un percorso in salita. Io dico alle mie donne, perché sono le mie, sono le nostre donne, io dico che è una parabola, che quindi c'è una fase ascendente, poi si arriva a un certo punto e finisce e comincia la fase discendente. La fase ascendente è terribile, anche perché denunciare non è così semplice, anche tutta la parte successiva alla denuncia è terribile, voglio dire. Noi le accompagniamo, ma le protagoniste sono loro, quindi non è semplice. E su questo però vorrei aggiungere una cosa. Mi fa piacere solamente dire una cosa. Sappiate che le strumentalizzazioni sono minime. Una donna che strumentalizza la violenza, noi ne abbiamo viste 0, 1, 2. Quindi anche quest'altro modo, no, di ridimensionare, no, il fenomeno delle false denunce, del mito delle false denunce, di quelle che denunciano per poter ottenere dei vantaggi nelle separazioni. Io i vantaggi dopo una denuncia non l'ho mai visti, anzi voglio dire, come dice lei, vengono guardate veramente con il cucchiaino, veramente non si credono le donne, ma di come stereotipo iniziale le donne non vengono credute, anche questo è un altro problema, noi non veniamo credute su tante situazioni e quindi voglio dire veramente le false denunce sono una minima, per carità, nessuno dice che non ci sono, ma sono veramente una minima parte. Talmente la minima parte, non dovrebbero proprio entrare nel discorso, esatto. Perché è talmente complicato poi tutto quello che viene dopo, che io sfido chiunque a denunciare una cosa che non è accaduta, perché cioè, ti ritiri dopo 2 minuti. E quando si parla di archiviazione, attenzione anche lì, no? Perché poi spesso chi tira fuori questi numeri li tira fuori sulla base dell'archiviazione della denuncia, che in realtà poi può avvenire per tanti altri motivi. Uno, perché è obiettivamente difficile dimostrare la violenza. Due, perché arrivi là e dici no vabbè non fa niente, grazie, mi torno a casa, perché è talmente complicato che me lo tengo per me, perché esiste anche questo. Quindi sì, no, false denunce, per carità, veramente sono sì, questa è la strumentalizzazione, chi invece usa questo argomento per sminuire la violenza sulle donne. Così come l'archiviazione, come dici tu,
dipende da tutta una serie di motivi. Certo. Allora, se io oggi subisco violenza, però normalmente quello è l'uomo con il quale ho pensato di poter costruire un progetto di vita e il padre dei miei figli, e lui mi dice che non succederà più, perché comunque mi promette che io non succederà che più, a quel punto la donna gli dà un'altra possibilità. Quindi che cosa fa? Ritira la denuncia viene archiviata, ma questo non significa che quel fatto non è esistito. Il fatto è esistito, solo che poi si sono create tutta un'altra serie di situazioni, e poi tornerà nuovamente al secondo episodio, al terzo, al quarto, è quello che succede. Quindi anche, no, no, io vorrei sfatare questa cosa, perché ogni volta ci vengono comunque a contestare che esiste un numero di false denunce, o comunque, e le archiviazioni le considerano false denunce. Sì. In realtà questo è un dato comunque da non leggere in questo modo. Esatto. Comunque non essere credute, ci riflettevo un attimo fa. Molto spesso diciamo le donne non vengono credute quando denunciano la violenza, in realtà le donne non vengono credute in un sacco di ambiti. Ci pensavo prima, avete presente quella parolina isteria, no? Sì. Che quella cosa ci portiamo appresso da un bel po' di tempo, perché poi effettivamente, ma se vai dal medico e dici, dottore, io ho un dolore qui, No? Cioè, sempre quello sminuire, no? Si sminuisce anche il dolore delle donne. Oggi infatti si parla tantissimo di ricerca per quanto riguarda le malattie, le cose al femminile, perché è tutto un mondo costruito sempre sul maschile. E quindi poi la donna è quella che se c'è il dolore, vabbè, perché esagera. La donna è quella che esaspera l'uomo, per cui poi alla fine perché si esaspera. Cioè, è tutto, capito, sempre caricato. Cioè, noi siamo la caricatura di questo mondo, a volte sembra, e invece no, perché poi diciamoci la verità, insomma, al di là di se è giusto o meno, effettivamente lo reggiamo abbastanza questo mondo, ma non da poco. Da sempre, no? E niente, riflettevo su questo fatto di non essere credute, non si è credute quasi mai, ed è una battaglia costante. Noi dobbiamo sempre dimostrare quel di più, no? Oppure anche sul lavoro, sulla formazione. Siamo brave, ma quello sforzo in più, quella cosa in più che dobbiamo dare perché per essere valutate invece alla pari di un uomo, a cui non vengono assolutamente chieste le stesse cose. Io ogni tanto infatti mi credo, no? Che tutti quanti dicono le donne sono più studiose rispetto agli uomini, no? E forse ce lo dobbiamo spiegare proprio così, perché proprio per poter arrivare a determinati livelli bisogna comunque cercare poi di... Abbiamo sempre paura di essere colti in fatto. Esatto, sì. Quindi è sempre quella cosa per cui poi... Certo. Perché sappiamo che da noi si aspetta. Esatto. Il non riconoscimento, e poi abbiamo il gap lavorativo. Io lo dico, io guadagno il 30% in meno di un avvocato maschio, a pari di competenze e di specializzazioni. Un maschio guadagna il 30% in più, solo perché è maschio, solo perché biologicamente è diverso da me. Che dite, facciamo... Volete intervenire? Avevamo pensato questo pomeriggio come appunto una chiacchiera tra di noi, come dice il titolo, quindi se qualcuno ha voglia di fare una riflessione o di chiedere a Stefania... Vorrei chiedere una riflessione anche sulle consorelle, in senso di sorella, proprio sorella, ecco, le suore. Suore. Oddio. Eh già ragazze, già. Qui esce fuori che non ci vogliamo bene, no? No, io non sto contestando voi tutte, ragazze, non è che siete obbligate ad avere il mio pensiero. No, però io non riesco a capire, suore in che senso? Perché andiamo sulla parte religiosa, voglio dire. No, non mi spiego, il mio italiano è pessimo, lo sa che sto sempre a studiare. Cioè il punto è, noi oggi, interessante, pomeriggio, come il momento storico, i giornali, chi più ha le mette, però ancora non parliamo, dalla mia lettura, ci siamo, della violenza che stanno subendo, che è l'indicativo in questo momento, le suore che hanno scelto o sono state obbligate a scegliere di essere suore cattoliche.
o suore di altro ordine professionale. Quindi nel mia testa, non so se mi sto spiegando, guardare anche queste consorelle che sono in uno status di silenzio che non riusciamo a raggiungerle. Non so se mi spiego, cioè quando Gianna Pignatelli subisce un stupro, qua è quello proprio di Enrico, è finito, lui con tutta la sua famiglia futura, ecco, allora si parla ai vicini che più aprono le mente, ma abbiamo anche dal mio pensiero questa grossa ferita aperta delle sorelle, delle suore che vivono ancora stamattina in questo momento in un contesto di chiusura che noi donne non ancora vediamo. Scusate, ma non mi sono fatto lo spinello scaduto, era buono, eh? Buonasera, io mi scuso, sono arrivata in ritardo, ma da insegnante avevamo gli scrutini da fare, quindi ho perso un pezzo della presentazione, mi dispiace, forse ne avete parlato, ma avete parlato di scuola. Io volevo chiedere, anche sulla base della sua esperienza, se c'è un progetto virtuoso a livello nazionale che potete segnalarci e eventualmente noi proviamo a replicarlo nelle scuole locali. Guarda, purtroppo devo dirti di no, almeno per quello che ne so io, no, non esistono progetti virtuosi se non quelli affidati, come sempre, al singolo insegnante, alla singola insegnante o al gruppetto, diciamo, nella scuola che si organizza per, ma non mi risulti che esista niente, come invece dovrebbe essere, che diciamo a livello nazionale ci si organizzi per questo. Io no, invece sì, sì, certo. Non c'è bisogno. Allora, sono a conoscenza che a livello nazionale c'è la rete nazionale dei comitati unici di garanzia che ha approvato un scusate i termini, comunque ha un documento che prevede l'inserimento nelle scuole di percorsi di questo tipo. La rete nazionale è in collaborazione con il Ministero e sta portando avanti questo protocollo, ecco, non mi veniva il termine, che molte amministrazioni hanno sottoscritto, tra cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta come Comitato Unico di Garanzia. So che stanno scrivendo i progetti e so che arriveranno nelle scuole. I tempi non li so in questo momento, ma secondo me vale la pena seguire questa cosa perché sta facendo un percorso che secondo me è importante. Ecco, visto che ci è stato chiesto se a livello nazionale c'è qualcosa, questo sì. Perché in realtà si è tentato a un certo punto anche di inserire l'obbligatorietà di questi corsi, ma quello che è successo è che andavano affidati a insegnanti interni, molto spesso l'insegnante di lettere, sai quanti insegnanti mi chiamano per avere consiglio su che cosa devono dire, ma non si può improvvisare sta roba qui, cioè anzi è gravissimo, a parte la responsabilità di quella povera insegnante che si sente carica di un peso che obiettivamente non è suo, ma non si può improvvisare, effettivamente facciamo la fine di... fermiamo la gente per strada che ne pensi della violenza, ma che è sta roba? Cioè, non lo so, è una cosa veramente svilente, cioè, non è un argomento di cui si può parlare. La stessa cosa, secondo me, va detta sull'educazione sessuale nelle scuole. Assolutamente sì. Io ho vissuto, per esempio, per quanto riguarda mia figlia, un'educazione sessuale demenziale. Immagino. Cioè, sia per riguardo all'età della bambina, sia riguardo ai contenuti. Cioè, io ho dovuto togliere l'ansia a mia figlia, spiegarle delle cose, certo, e parlarne a casa. Certo, perché, perché molto spesso è lasciato andare, come se non fosse importante invece appunto su questi temi parla qua che sono parla, importantissimi. Certo che bisogna prepararci, appunto seguire i protocolli, cioè è fondamentale questo, l'improvvisazione è meglio allora starsi zitti, cioè è meglio che uno cresce così, cioè quello se la cava da sé, ce la siamo cavate un po' tutti, però no, se entriamo nelle scuole ci dobbiamo entrare, ma ci dobbiamo entrare con un carico preparati,
Però appunto ritorniamo poi alle scelte della politica, io non sento nessuno che parla in questi giorni di questo, cioè, ma non in questi giorni, non nessuno affronta mai seriamente questa parte e io non riesco a capire perché, se non attraverso quella cosa che io poi dico che in Italia è forte, che è l'interferenza delle famiglie. Perché comunque questo noi ce lo dobbiamo dire, noi parliamo, però poi quando si tratta di andare a parlare con i bambini piccoli, no, quello è figlio mio, ci parlo io. E questo avviene su tantissime cose ancora oggi in Italia, quando invece io sono fortemente convinta che la scuola dovrebbe essere esattamente quello, cioè che mi dà quello che io non posso prendere in famiglia o avere a casa, nel senso che dovrebbe essere anche, no, l'altra parte, è l'arricchimento ulteriore, è la preparazione che io mi aspetterei, perché appunto ci dovrebbe essere una preparazione alta per parlare con i bambini di certe cose, e invece niente, rimane o appunto, ripeto, la singola insegnante o la preside o il preside che ti chiamano per dire se vuoi portare la mostra nelle scuole, io lo faccio volentieri, vado a parlare, ma poi anche io non mi sento fino in fondo la persona giusta, cioè io ovviamente ho il mio modo, ma è limitato, cioè abbraccio una parte, ma non è che posso affrontare tutto il discorso, non sono io la figura, no? In realtà ci vorrebbe una collaborazione. Ci vorrebbe una collaborazione di più figure, assolutamente sì. Sì, un attimo fermata nella mia velina. Ma io volevo solo aggiungere un inciso, vabbè, io sono Piemonte, per cui da poco è stata varata, ahimè, una legge di 400.000 euro per Provita, di cui ci siamo battuti in diversi comuni, ma questo è stato, sono andati avanti emendamenti per mesi, dopodiché la regione è governata a maggioranza, no? E come si dice, hanno usato la legge nazionale, che è quella di votare in un certo modo, e così l'hanno fatto passare, per cui siamo messi in questo modo. Quello che dicevate voi, io credo che sia il pensiero di tante donne che sono qua in piazza e in altre piazze, cioè il 25 fa paura. E io a chi parlo dico che io non ho paura che tolgano la 194, quantomeno non ce la fanno toglierla, sicuramente la svuotano o sicuramente tirano fuori un decreto come quello sui feti, che oltretutto sarebbe l'anticamera di cosa succede dopo, perché se riconoscono che i feti sono delle persone, nel momento in cui tu fai la sepoltura vieni denunciata perché hai ucciso una persona. Attenzione, è ancora più complesso il pensiero che ci sta dietro questa roba dei feti, che è terribile. A parte i sensi di colpa, ma io le cose che devo dire del Piemonte, perché che lavoro su Torino, ma poi sono di Ivrea, beh, la polizia ha fatto sicuramente dei salti notevoli. Ivrea sta lavorando benissimo, Torino benissimo, tutto quello che è il settore antiviolenza sulle donne, e di questo dobbiamo dargliene assolutamente merito, sapendo addirittura che durante la pandemia, perché poi cos'è che fa sempre il numero, sono i femminicidi, che ad esempio durante la pandemia sono leggermente scesi, ma ahimè il numero 1522 è aumentato del 121%. Perché le donne non uscivano, poteva andare a denunciare, non poteva allontanarsi dal marito, bene, io continuo a picchiarti, eccetera. Sono dati che sconvolgono. E poi ancora un inciso, ma perché poi hai risvegliato, poi vabbè, io te chattiamo, siamo arrabbiate in questi giorni, eccetera, per cui ci sfoghiamo a vicenda. Ma sicuramente un altro dato. Se si vuole, io credo che l'educazione sia fondamentale, ma sicuramente non dalla scuola elementare, ancora prima. Si deve entrare dall'asilo, dalla scuola materna, andare oltre, vero, con persone specializzate, nel senso che almeno nel mondo che conosco io entrano con dei progetti particolari, o la Casa delle Donne o le cooperative, eccetera. Stanno facendo dei bei percorsi, perché ragione, c'è quel protocollo lì, ma lo devono fare proprio i comuni, e sono i comuni che poi danno i soldi, però sì, deve iniziare lì, alle elementari già tardi, perché hanno già comunque dei comportamenti, dei pensieri, e vi devo dire che in alcune cose, fra alcuni ragazzi del liceo che abbiamo in qualche modo intervistato, esce ancora la figura. E vabbè, se proprio mio papà ha alzato le mani è perché avete proprio rotto le palle voi donne, perché si entra, metti le ciabatte, non ho riordini. Cioè, io ho sentito robe così, e siamo nel 2022.
questo allora vuol dire che non è sufficiente che si sia iniziata dalle scuole medie e inferiori, ma bisogna iniziare assolutamente prima. Io gestisco 200 ragazzi di servizio civile. Le ragazze assolutamente, io non posso dire che ci sono le lezioni, non posso dire assolutamente far campagna, però le ho incontrate soprattutto le ragazze, perché ho detto attenzione, noi la nostra età siamo un po' tutte qua, ci abbiamo messo 15 anni, se non qualcosa in più per avere divorzio e per avere l'aborto. È vero che tutto questo si può cancellare, soprattutto se c'è una maggioranza al governo, in 5 minuti. E questa cosa qua, io credo che oggi una delle forze più, vogliamo dire più costruttive, o comunque che hanno capito di fra tutti i diritti questo rischio, siamo noi donne, per cui senza dire che andare a votare, cazzarola, apriamo gli occhi, perché possiamo fare la differenza. Siamo ancora al 58%, quasi 60% le donne, almeno difendiamo i nostri diritti. Questa cosa qua, perché a me ad esempio questa cosa di queste ragazze mi ha spaventato, e devo anche dire che negli ultimi 3 anni, poi sorrido guardando qualcuno che è di qualche cooperativa, perché c'è passato, delle ragazze giovanissime che sono rimaste incinte, che era una vita che non si vedevano più, 18enni, che diceva hai fatto un amore, dico ma sì, allora ce l'hai il tuo compagno, no, ma tu sai che potevi fare qualcos'altro. Cioè questa cosa qua, almeno a me sta spaventando, che vedo questi giovani che sono distantissimi dalla politica, sono distantissimi da tutto e danno per scontato, vabbè, avete portato a casa tutto, noi adesso qua. Ecco, io mi ci tenevo perché mi hai di nuovo tirato fuori tantissimi sentimenti, ma questo è quello che oggi a me fa molta paura, assolutamente. Grazie, e grazie della serie per l'incontro. Chattiamo di nuovo, arrabbiate. No, c'è sicuramente paura, c'è un po' di sconforto, dico non molliamo, io quella butto giù quella battuta, no? Un po' perché aiuta anche a superare a volte le paure, un po' perché ritengo che sia una modalità anche per poter arrivare giovani, cioè ritorniamo al discorso di prima, io nel mio lavoro la cosa a cui tengo in assoluto è quella di arrivare alle persone più giovani di noi, sicuramente. Più giovani sono meglio è, e per fortuna devo dire la verità, con le vignette ci riesco. Giorni fa ho avuto questa cosa bellissima, fatemelo dire, mi ha scritto una ragazza, ha 20 anni, che appunto aveva visto una mia mostra nella sua scuola media quando ne aveva 12, e dice io la seguo da allora. Lei mi ha cambiato la vita, io ho capito tante cose, all'inizio non le capivo, ho dovuto interrogarmi, eccetera, eccetera. Cioè, le chiedo una cortesia, ho bisogno di un suo disegno, una donna che accompagna una bambina, che secondo lei eravamo io e lei, quindi una cosa, perché devo farmi un tatuaggio. E quindi questa ragazzina che si è fatta, sua ragazzina, oggi è una donna, ha 20 anni, questo tatuaggio di anarchica che l'accompagna, io penso sciolta in lacrime, si sente anche una responsabilità, perché però è importante per me, cioè l'obiettivo poi è quello di parlare a loro, no? Di aprire un po' gli occhi a loro, di essere vicine, eccetera, eccetera. Noi i nostri percorsi faticosi che abbiamo fatto continuiamo a farli, abbiamo ancora i mariti che perdono i calzini, cioè ce lo possiamo dire, no? Però anche gli amanti. Anche gli amanti. Però sì, anche gli amanti. Pure gli amanti, i calzini degli amanti. Quello è come una sfiga, cioè andarsi a cercare. Però ok. E quindi dico sì, è importante parlare con loro, che ripeto, ognuno fare il piccolo che può fare nella propria vita, nel proprio quotidiano, che invece è enorme, è tantissimo, veramente tantissimo, come donne, come uomini, che magari è anche un po' maldestro, eccetera, però ci sta tutto, va bene tutto, purché se ne parli, purché si faccia notare, no, quella cosa, perché a volte anche noi siamo in crisi, no, della battutina, lo stereotipo, il pregiudizio, quindi siamo i primi a doverci rendere conto, abbiamo detto questa cosa, ma forse perché l'ho detta, no, su cosa poggia questa roba qui, e tra un po' ci portano via, è un segnale. Questo poi alla fine, semplicemente anche per dirvi, qua ci sta questo libro, ma
non per fare autopromozione, ma perché effettivamente io credo che ogni linguaggio può essere utile, è buono e servire a contribuire semplicemente, non voglio convincere nessuno, però sicuramente se qualcuno poi ci si ritrova, no, e può comprendere una cosa in più, io già sono felicissima. Grazie Stefania. Grazie davvero. Grazie. E poi Cim. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Sì, no, infatti. Allora, fare un discorso breve e confuso. Allora, intanto grazie perché nonostante lo sconforto nel constatare alcuni radicali passi indietro e perdita di alcuni spazi, di alcuni diritti, di alcune idee anche condivise, al contempo è sempre incoraggiante essere tra persone che invece condividono un orizzonte culturale, appunto. E io sono d'accordo, io lavoro in una cooperativa sociale con altre persone qui presenti e abbiamo fatto dell'educazione, dell'informazione, della competenza, della formazione continua un principio metodologico irrinunciabile. Al contempo penso che anche individualmente, senza avere grandi competenze, alcuni discorsi proprio come presa di responsabilità individuale dobbiamo continuare a farli. Io due aneddoti. Uno, ho iniziato a studiare all'università nel 92, 30 anni fa, all'estero, e la prima cosa che mi hanno consegnato è stato un allarme antistupro. Mia figlia, che ha 18 anni, è andata in vacanza con le sue amiche quest'estate, la prima cosa che le ho detto è di geolocalizzarsi con le sue amiche sul telefono, in modo che sapesse sempre dove erano le sue amiche e loro sapessero dove era lei. Quindi in 30 anni siamo andati avanti, indietro, però la situazione non è cambiata così tanto, per cui la libraia che si rammaricava prima di dover raccomandare alla figlia di stare attenta, io sono angosciata tutte le volte che mia figlia esce, e non solo sono angosciata per lei, sono angosciata pure per il suo fidanzato, perché ho paura che si metta in una situazione per cui... Quindi il livello di violenza è elevato, però al contempo... ci dobbiamo ricordare che soprattutto questa nuova generazione è molto capace, ha molte competenze, ha accesso a informazioni, se vuole, che noi facciamo fatica a reperire, e quindi la responsabilità come educatori, come genitori, come attivisti, come scrittori, come persone della cultura è continuare a dire alle nostre ragazze: puoi fare quello che vuoi, hai dei diritti, continua a lottare, tieni presente che queste sono le conquiste che dobbiamo sempre difendere in qualche modo. E al contempo, perché ho pure un figlio maschio, mai mi sarei aspettata, cioè mi è venuto in mente che devo fargli il discorso sul consenso, ma mi è venuto in mente adesso, va in prima superiore, ma quasi per caso. E invece forse come competenza genitoriale, è vero che alcuni pezzi li deve fare la scuola, alcuni pezzi però li dobbiamo fare pure noi. E quindi che per esempio un genitore abbia presente che ha un figlio maschio, deve parlare del consenso, deve parlare dello spazio personale, deve parlare di alcuni temi di educazione all'affettività, ma come discorso non di grande competenza professionale, ma come educazione generale, secondo me, ecco, questa è una piccola cosa, oltre a votare, io non posso votare perché sono extracomunitaria, però voi che potete, oltre a votare, anche parlare in continuazione a 360 gradi con tutti quelli che si incontra di femminismo nel senso più alto del termine, come dicevate proprio voi prima. Ti ringrazio perché hai toccato effettivamente un tema importantissimo, poi sfugge, no? Perché poi diventa difficile ricordarsi tutto, ma il consenso è un discorso serissimo di cui finalmente se ne parla e che in altri paesi europei si tenta anche, no, di far passare proprio a livello di legge, anche là non so quanto serve a livello di legge, ma serve molto di più il discorso che facevi tu, assolutamente sì, cioè far capire che cosa significa, e lì veramente si parte dai piccolissimi, no? Questo fatto del bacetto e non bacetto, cioè bisogna fare attenzione, cioè va chiesto,
posso darti un bacetto? Ora sembra una cosa minuscola, ma invece è importantissimo. E io l'ho notato sia con le bimbe che con i bimbi, no? Siamo abituati a invadere, a toccare, invece bisogna chiedere, ti va questa cosa, ti va che ti faccio una carezza, posso darti un bacino? Perché non tutti gradiscono, non tutti vogliono, ci sono e poi bisogna accertare che da quell'altra parte c'è effettivamente quella volontà. A parte il fatto che poi partiamo al discorso anche del consenso, magari anche durante, no? Che poi spesso che cosa succede? Che uno inizia anche una relazione o semplicemente un momento, un atto sessuale, poi dici no, ti vuoi fermare e a quel punto scatta di nuovo quella cosa, quante volte lo vediamo anche nei tribunali, no? Dice vabbè, ma lei però mi aveva detto sì, ma io in un qualunque momento sono libera di ritirarmi, di tirarmi fuori da una situazione e nessuno ha il diritto a quel punto di non rispettare comunque la mia scelta in un qualsiasi momento si mostri. Quindi niente, ti ringrazio perché effettivamente è un discorso importantissimo di cui in Italia si parla zero, se non tra i giovanissimi, cioè alcuni giovanissimi molto formati, che io seguo tantissimo in tutto questo, perché ci sono delle ragazze e dei ragazzi molto in gamba effettivamente, per fortuna, viva Dio, e torniamo a quella parte un po' ottimista che io oggi sento, insomma, che stanno anche molto più avanti di noi, ai quali però a volte dico semplicemente però state attenti, perché è vero che siete molto più avanti e quindi siete anche un po' convinti che ce ne si fa, ma il mondo là fuori non è uguale a voi ed è vecchio, voi siete comunque pochi, il mondo è vecchio ed è in mano ai vecchi, quindi attenzione, perché non è poi facile che tu esci lì ed è come te lo vivi sui social, ma senza l'accezione negativa del social, come capito appare. Perché poi, così come noi ci parliamo tra di noi oggi, purtroppo, ahimè, perché è diventato anche difficile comunicare con i giovani, molto più di prima, loro si parlano tra di loro ancora più di noi. E questa è una cosa che, per esempio, a me a volte spaventa. Perché noi in qualche maniera ce l'avevamo il riferimento più adulto, cercavamo di prendere dagli adulti, loro non ci filano proprio. Per loro ti incasellano in quella cosa che sei boomer e finita lì. C'hanno le loro ragioni, per carità. Però poi diventa anche difficile far capire che, guarda, che io ho anche qualcosa che magari ti posso dire. C'è qualcuno che non è d'accordo. Non sei d'accordo? Sì, no, mi fa piacere. Io ovviamente, ragazzi, io parlo sempre della massa, Cioè io lo vedo con i giovanissimi, a volte è veramente difficile, che creano una distanza. A volte mi accorgo subito, quando vado nelle scuole, ci sono quelle scuole che subito ti accerchiano, no? Quelli invece che si mettono tutti quanti indietro che va a 10 metri. E tu capisci subito che là c'è proprio una difficoltà di interazione, ma che a monte, quasi il pregiudizio rispetto a te, semplicemente perché poi non hai quell'età lì. E quindi dico, sono contentissima se non è come lo sto percependo io e mi farebbe piacere. Però appunto io ho un'altra esperienza, almeno al momento, che su cui a volte mi sto interrogando, perché appunto mi sembra che l'influencer che loro cercano poi alla fine sta sempre in un'età che non è proprio la nostra sicuramente, ma comunque rientra sempre in un ambito piuttosto giovane, e io dico appunto semplicemente invece là fuori ci stanno i vecchi come noi, che continuano a gestire il mondo a modo loro e in una certa maniera. Io credo che questo sia un grosso problema, che nel nostro modo di porci e di presentarci nei confronti dei giovani, ma Io credo che loro siano a una ricerca grandissima di adulti a cui fare riferimento, senza assolutamente dichiararlo. Purtroppo lo cercano lì negli ambiti dove noi adulti spesso manchiamo, o mancano gli adulti che poi possono essere di riferimento, o non sanno cercarli lì come TikTok, Instagram e nei mezzi che loro utilizzano. Magari ci siamo anche noi adulti che possiamo essere un punto di riferimento per loro, ma poi non ci raggiungono attraverso quel canale, e quindi gli adulti che loro vedono sono degli adulti che fanno un utilizzo pessimo di questi social, allora arrivano quelli ed è poi chiaro che hanno un pregiudizio nei nostri confronti, perché non sappiamo raggiungerli noi. No, ma infatti io ho fatto una premessa, nel senso che io penso,
loro hanno le loro ragioni, cioè è chiaro, io come adulto mi assumo la responsabilità se non riesco ad arrivare a loro, questo è fuori di me. Però appunto io avverto uno scollamento tra generazioni leggermente diverso da come era prima, c'è sempre stato, oggi lo vedo forse anche in virtù degli strumenti che si utilizzano per comunicare, perché è vero che io ho difficoltà ad andare su TikTok, ma farei certe figuracce, perché esatto, non è proprio il mio mezzo. Cioè il mio mezzo, esatto. E c'è una difficoltà obiettiva anche che si è creata, perché loro appunto comunicano oggi con strumenti che non sono proprio i nostri, cioè noi ci sentiamo effettivamente alieni. Io ogni tanto, io adesso per esempio da un po' che sto su Instagram, proprio perché mi interessa arrivare anche a una fascia comunque più, io parto da Facebook, quindi Facebook vabbè, sappiamo qual è la fascia, 40-70, andiamo un po' più giù su Instagram, dovrei arrivare giovanissime, ma mi rendo conto che sarei ridicola, cioè sarei anche a quel punto poco credibile, perché lì io veramente avrei, con tutta onestà, sarei impossibilitata a comunicare lì. Su Instagram alla fine me la cavo io, perché c'ho la vignetta, la metto su Instagram e quindi mi arriva per la risposta, perché appunto è un modo, anche se vuoi più giovane, di comunicare, ma comunque è distante anni luce dalle nuove generazioni, e questo è un problema, non di non facile soluzione, assolutamente. E forse rientra il ruolo della scuola ancora una volta. Esattamente, perché là l'incontro è d'obbligo, cioè. Allora dico, quello è il luogo, parlate con questi ragazzi, perché sennò effettivamente tagliamo il mondo a due e della fine, insomma. Beh, innanzitutto grazie, assolutamente, un po' anarchica la seguo da anni, la condivido anche sui social, mi è capitato anche al volo, con i ragazzi, faccio dei laboratori anche nelle scuole, anche alla scuola media, di usare anche qualche vignetta. E quindi rispetto a quest'ultimo discorso mi aggancio anche a quello che diceva Fabiola, i ragazzi di oggi secondo me è vero che hanno delle risorse incredibili, se ci tengono a distanza è perché hanno fatto esperienza di adulti che li hanno tenuti a distanza, ma quando hanno incontrato adulti significativi in realtà li hanno seguiti e hanno un codice comunicativo che per noi è veramente vero alieno, ma se troviamo la chiave giusta riusciamo a comunicare. Hanno grandi risorse rispetto a quello che tu dicevi, io credo in realtà che quello che tu fai attraverso queste vignette sia estremamente potente e in realtà per esempio in un luogo come TikTok, che è il luogo oggi di lezione per i giovanissimi, ecco, io toglierei quei ridicoli politici che ultimamente stanno andando su TikTok e potrebbero proprio evitarsela, gliel'hanno detto anche i giovanissimi, mentre per esempio io ti direi che un post, un canale come Anarchica su TikTok funzionerebbe, perché è immediato, perché ha le immagini, perché ha veramente dei messaggi che lì invece secondo me funzionerebbero e sarebbe un buon modo per, brava, per passare dei messaggi agli adulti, perché è un canale dove in realtà oggi su TikTok, per quanto se ne parli male, ci sono anche dei canali tematici interessanti e i ragazzi poi scelgono sia l'evasione che la riflessione. No, no, però insomma ecco, siamo un po' noi adulti. E poi così al volo volevo proprio aggiungere, quindi oltre a ringraziarti enormemente per il lavoro, gli stimoli, gli spunti che ci dai, davvero a volte con poche parole, con un'immagine si arriva molto di più a veicolare un messaggio e questo funziona con tutti. E poi rispetto a quello che dicevate dell'ottimismo, del pessimismo, io che incontro tanti ragazzi, tanti giovani in particolare, ho lavorato tanto nella scuola media ultimamente, anche per esempio con progetti di media education, di educazione al digitale e anche alla primaria. Sicuramente questa generazione, secondo me, come dicevi anche tu, ha questo potenziale e vive anche il rapporto tra i generi un po' più libero, un pochino più alla pari, io questo lo sto vedendo, ma è vero che bisogna anticipare, lavorare almeno di più e meglio alla primaria, perché alle medie hanno già un sacco di stereotipi che gli arrivano e di costrutti che sono arrivati dalla nostra generazione. Vi dico una cosa al volo, te la condivido, quando faccio un'attività sul sexting e inizio a parlarne in seconda media, il sexting, se tutti ci hanno più o meno chiaro, si è sentito parlare di sexting, no? Questa abitudine che hanno i giovanissimi di questa pratica di inviare foto, video, messaggi a sfondo sessuale. Io ne parlo in seconda media, non prima, perché sennò poi c'ho le polemiche dei genitori. Ma bisognerebbe parlarne forse già in prima, anche se è una pratica più diffusa in adolescenza, però pedagogia vale il pensiero anticipato, quindi parliamone prima, in modo che se a 15-16 anni ti capita, insomma,
quando faccio così vediamo appunto una vicenda di una ragazza che insomma nel sexy poi è stata vittima anche del suo video che è circolato, pratica che ormai in seconda media è diffusissima, io vedo i ragazzi che si gelano, dico lo so ragazzi che l'avete già visti girare questi video, e video che vengono inviati da una fidanzatina di 16 anni al fidanzato, e poi chiedo, siamo tutti in cerchio, dico chi è che ha la maggiore responsabilità? Lei che invia il video? Lui che lo condivide con gli amici? Gli amici che lo ricondividono con altri? Per fortuna comincio a vedere una buona percentuale di persone, di ragazzini che dicono lui che l'ha condiviso, ma rimangono ragazzi e ragazze che sono ancora fermi sul no, lei ha più colpe, lei se l'è cercata, lei non doveva mandare il video. Poi facciamo la riflessione sulla tutela di sé, l'immagine, però capite che c'è già in seconda media, a volte anche in prima, questo tema. Che la maggiore responsabilità in una vicenda di sexting, che poi parliamo del revenge porn e tutto quanto, non ce l'ha la persona che condivide il video, ma la ragazza che ha mandato in un rapporto di fiducia una foto magari sensuale al fidanzatino a 16 anni. Questo per dire, grazie davvero, bisogna anticipare, condivido, è una questione educativa, il lavoro nella scuola, almeno alla primaria, un gran lavoro da fare anche su quelle parole con le famiglie. Grazie davvero, e non pensare che TikTok non possa funzionare con Anarchica. Grazie. Mi assumo questo compito.